Grazie Presidente, voglio intervenire per chiarire che quando ci si accusa di commettere reati, forse i colleghi del PD si riferiscono a quando ad esempio prendono a pugni i colleghi di SEL, oppure a quando condannano con questo decreto e col prossimo in realtà a morte i cittadini che stanno attorno all'Ilva, oppure quelli della terra dei fuochi tagliando i fondi alle bonifiche, oppure quando tagliano i soldi alle piccole e medie imprese, quelli sono i reati, quando condannate a morte i cittadini italiani. Allora quando il collega Richetti parla di come facciamo a votare contro decreti che mettono soldi per la piccola e media impresa, io dico al collega che noi i soldi ce li mettiamo dai nostri stipendi per le piccole e medie imprese, fra poco partirà il fondo di microcredito dove le piccole e medie imprese potranno prendere i nostri soldi per avviare le loro attività. E allora, se come dice il collega Richetti, il clima cambia, in Italia è un problema, perché da quando governate voi, ogni volta che cambia il clima, si rivolga alla Presidenza. La gente per le alluvioni o crollano i tetti delle scuole sopra i nostri ragazzi, quindi è bene che il clima cambi, ma che il clima cambi nel senso che ve ne andiate da questo governo perché state distruggendo il nostro paese sempre di più. Grazie.